38 nazioni mondiali hanno una legislazione sui REITs. 480 sono i REITs che fanno parte dell'indice globale NAREIT Global Real Estate. Il 79% della capitalizzazione globale del NAREIT Global Index Estate è infatti da aziende quotate. La capitalizzazione totale del NAREIT Developed Real Estate Index è di 1,4 trilioni di dollari. Non raccontiamoci frottole, eh? Parliamo di questo ed altro dopo la sigla. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo, come sempre, io risparmio. E benvenuti in un nuovo video sui REITs e sulla loro parte teorica. Vedendo il potenziale di profitto dei REITs con sede negli Stati Uniti d'America, quasi altri 40 paesi nel mondo hanno adottato questo veicolo di investimento, offrendo agli investitori l'accesso a portafogli di proprietà che praticamente producono reddito a livello globale. Ma quali sono questi 38 paesi e quali sono le legislazioni? Bene, preparati al bel elencone. Attenzione! Che queste informazioni le ho ricercate, ma ovviamente possono e potrebbero cambiare nel tempo dalla data di registrazione di questo video, con molta velocità tra l'altro. E questo ovviamente è dato dal fatto che il mercato di globale di riferimento è ampio. Prima di iniziare, per favore, fammi capire se questo video è di tuo gradimento con un bel pollice in su, così anche YouTube lo va a capire. A volte, come puoi sapere, è un pochettino tonto. Se poi sei nuovo su questo canale, per favore iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Bene, cominciamo e partiamo dal G7, e per cui le nazioni più importanti, per almeno adesso. Gli Stati Uniti, nati nel 1960. I REIT statunitensi sono stati formati appunto nel 1960 come parte del Cigar Act, che conteneva al suo interno la legislazione fiscale federale iniziale e che li autorizzava appunto, una legge fatta appositamente per creare ricchezza per i singoli investitori. Da allora questo progetto ha spianato la strada a milioni di investitori REIT, sia piccoli che grandi, per investire capitali in immobili che producono un reddito. Per qualificarsi come tale, una società deve versare almeno il 90% del proprio reddito netto sotto forma di dividendi. Canada, nati nel 1993. Questi REIT sono molto simili a quelli degli Stati Uniti d'America, anche se pagano i loro dividendi su base mensile, invece con la solita programmatica trimestrale di cui lavorano i loro vicini meridionali. Il primo REIT quotato in borsa è stato il Canadian Real Estate Trust, che ha iniziato a fare trading alla borsa di Toronto nel settembre del 1993. Poi torniamo in Europa, andiamo in Francia, che sono nati nel 2003. I REITs francesi sono noti come le Société d'Investissement Immobilier Cotée, o CIIC. Sono esenti da imposte purché paghino l'80% del loro reddito ricorrente agli azionisti. Poi abbiamo la Germania nel 2007. La Germania è il più grande mercato immobiliare d'Europa, il che apre una grande opportunità per i REITs. In questo caso devono versare almeno il 90% degli utili distribuibili agli azionisti e nessun azionista può possedere più del 10% del titolo. I G-REIT devono anche dichiarare palesemente la loro identità, elencando REIT da qualche parte nel nome dell'azienda. Poi veniamo qui in Italia, dove sono nati nel 2007. I REIT italiani sono comunemente chiamati società di investimento immobiliare quotate, o SIIQ, e devono generare almeno l'80% del loro reddito da immobili in affitto, distribuendone almeno l'85% agli azionisti. Nessun azionista può possedere più del 51% dei diritti di voto. Andiamo in Asia, in Giappone, nel 2000, i J-REIT sono tenuti a versare almeno il 90% del loro reddito agli azionisti e dal settembre 2008 possono possedere proprietà globali nazionali. Poi andiamo nel Regno Unito, dove sono nati nel 2007. Le REIT del Regno Unito si limitano a investire nel Regno Unito e non possono essere società di investimento a tempo indeterminato. Devono essere quotati in una borsa riconosciuta come il main market della Borsa di Londra e devono andare a distribuire almeno il 90% dei propri dividendi dai redditi da locazione, esentati agli azionisti per evitare di dover pagare le imposte sul reddito. Ovviamente questi sono mercati importantissimi, ma sono solo il G7. Ma come si comportano i REIT nell'est del mondo? Andiamo in Argentina, dove sono nati nel 1995, conosciuti come fideicomiso finanziario immobiliario. Semplicemente non ce ne sono molti esistenti. Il più grande in questo momento è Inversiones y Representaciones S.A., che possiede uffici, hotel, anche centri commerciali, appartamenti e terreni, ed è anche quotato alla borsa di New York. Andiamo in Oceania, in Australia, dove sono nati nel 71, 1971, e ora ci sono oltre 60 REITs quotati nella borsa di Melbourne, rendendo l'Australia seconda per numero di REITs. Gli A-REITs possono anche essere quotati alla borsa di Bendigo, alla borsa di Newcastle e all'Australia Pacific Exchange. La maggior parte di loro contrae compiti di gestione a terzi e sono autorizzati a investire anche a livello globale.
Andiamo in un paese un po' più strano, Bahrain. Nati nel 2015, secondo la bahrainbourse.com, il pagamento dei dividendi di Nordit deve essere almeno il 90% del suo reddito netto e gli azionisti possono aspettarsi di ricevere distribuzioni stabili. Inoltre, i REITs devono essere regolamentati e autorizzati dalla Banca Centrale del Bahrain. Poi torniamo in Europa, in Belgio. Nati nel 1995, a differenza della soglia del 90% detenuta dagli Stati Uniti e da molti altri REIT in altri paesi, i REIT belgi sono tenuti a distribuire almeno l'80% del loro reddito dopo la riduzione del debito ed escludendo le varie plusvalenze al fine di evitare di pagare le tasse sulle società. Tuttavia, le distribuzioni sono annuali e non trimestrali. Andiamo in Brasile, dove sono nati nel 1993. Fondo di investimento immobiliare, noto anche come FII, deve avere almeno 50 investitori prima di poter iniziare a operare, con tutti i benefici legalmente disponibili a cui mirano. Devono inoltre distribuire agli azionisti almeno il 95% delle plusvalenze e lo stesso importo degli utili operativi due volte all'anno. Torniamo in Europa, andiamo in Bulgaria, dove sono nati nel 2005. Le società di investimento per scopi speciali della Bulgaria o SPC sono limitate a possedere solo proprietà bulgare e a mantenere la loro sede centrale anche all'interno del paese. In questo caso devono distribuire almeno il 90% dei loro utili netti entro 12 mesi dalla data della fine di tale periodo finanziario. Cile, 1989. Conosciute col nome spagnolo di Fondos de Inversión Inmobiliario o FII, queste entità devono avere almeno 50 azionisti con passività non superiori al 50% del loro patrimonio. Possono essere pubblici o privati, ma se pubblici devono essere gestiti da una società con sede in Cile. Andiamo in Costa Rica, dove sono nati nel 2009. I fondi REI sono strumenti collettivi di investimento in opportunità immobiliari e immobiliari per produrre alti rendimenti fissi per gli investitori attraverso locazioni che vengono fatte a lungo termine. I fondi REI sono gestiti da società amministrative, registrate, autorizzate e supervisionate dalla cosiddetta Autorità Nazionale di Regolamentazione dei Valori Immobiliari. Andiamo poi in un posto esotico, Dubai. Nati nel 2006, i REIT qui devono essere chiusi. Altre regole applicabili includono che devono essere quotate e negoziate su una borsa riconosciuta e devono distribuire non meno dell'80% del reddito netto annuo. Inoltre, non possono prendere in prestito più del 70% del loro valore patrimoniale netto. Alla data di registrazione di questo video, io so che esistono solo due REIT in Dubai. Poi andiamo in Finlandia. Nati nel 2009, nessun singolo azionista può possedere più del 10% di queste attività e il 90% dei fondi deve essere distribuito agli azionisti. Tuttavia, per qualche motivo, la struttura REIT in Finlandia non è popolare per le società immobiliari. A dicembre del 2018, data ultima in cui ho controllato, c'era solo un'azienda che aveva assunto questo modello. Andiamo nella cultura ellenica, Grecia, nati nel 1999. L'idea delle società greche di investimento immobiliare è iniziata lentamente a causa di un problema con la legge iniziale, ma da allora sono state apportate parecchie modifiche. I REIC devono essere quotati alla borsa di Atene e investire oltre l'80% del loro patrimonio immobiliare. Inoltre, nessun singolo investimento immobiliare può superare il 25% del valore patrimoniale totale del trust. Andiamo ad Hong Kong, dove sono nati nel 2003. Dopo che Hong Kong ha pubblicato le sue regole dei REIT, la sua prima quotazione è stata il Link REIT della Hong Kong Housing Authority, ora una delle più grandi entità immobiliari del mondo. I REIT di Hong Kong devono pagare almeno il 90% dei loro profitti netti in dividendi e avere 3 o più proprietà nel loro portafoglio. Inoltre la gestione deve essere esterna. Torniamo in Europa. Ungheria, nati nel 2011, a determinate condizioni questi REIT possono essere istituiti come forme speciali di società che vengono poi quotate con azioni limitate. Gli immobili o gli investimenti reali devono rappresentare almeno il 70% delle loro attività totali per bilancio e almeno il 25% delle azioni che rappresentano il loro capitale sociale deve essere scambiato in un mercato finanziario che è controllato. Andiamo in India, dove sono nati nel 2014. Secondo Cushman & Wakefield, tra 45 e 54 miliardi di dollari di proprietà indiana all'interno dei mercati commerciali potrebbe essere aperto come opportunità di investimento per i REIT. Nel marzo del 2019 l'India ha visto la sua prima IPO REIT, che ha raccolto una risposta molto positiva, che si spera guadagnerà ulteriore fiducia in questo senso. Andiamo della mia ex patria, Irlanda, dove sono nati nel 2013. Sebbene non debbano detenere attività irlandesi, i REIT irlandesi devono essere quotati in una delle borse dell'Unione Europea, pagare almeno l'85% del loro reddito immobiliare, meno le plusvalenze,
e mantenere un rapporto prestito-valore di mercato fino al 50%. Devono inoltre ricavare almeno il 75% del loro reddito aggregato e del valore di mercato delle attività di affitto di immobili. Andiamo in Israele, dove sono nati nel 2006. Almeno il 75% del patrimonio in REIT israeliano deve essere redditizio e lo stesso importo deve essere investito in immobili situati all'interno di Israele. Inoltre, almeno il 90% del reddito deve essere distribuito agli azionisti su base annuale entro il 30 aprile di ogni anno. Il primo REIT elencato in Israele è stato semplicemente chiamato REIT. Che fantasia! Ed è stato messo fuori dall'Excellence Neswa. Andiamo in Africa, Kenya, nati nel 2014. Il Kenya è il quarto paese africano a lanciare i trust di investimento immobiliare e li ha regolamentati attraverso la Capital Markets Authority, CMA, ai sensi del regolamento sui mercati dei capitali del 2013. Sono divisi in tre categorie REIT del Kenya: REIT di reddito, indicati anche come I-REIT, REIT di sviluppo, indicati anche come D-REIT, e i REIT islamici. Malesia, nati nel 2005, il primo paese in Asia ad adottare tali leggi è stato la Malesia, e qui sono noti come trust immobiliari elencati e formati come trust registrati malesi. In questo momento la Malesia sta rivedendo le sue leggi per essere più in linea con gli standard internazionali, come ad esempio l'innalzamento dei limiti di sviluppo e l'aumento delle disposizioni sul governo societario. Messico, dove sono nati nel 2010. I fideicomisos de infrastructuras y bienes raíces messicani, o FIBRA, devono versare il 95% del loro reddito imponibile agli investitori. Sebbene non abbiano un numero minimo di azionisti e non abbiano restrizioni sul numero di azioni che un individuo può possedere, devono versare almeno il 95% del loro reddito imponibile agli azionisti. Torniamo in Europa, Paesi Bassi, dove sono nati addirittura nel 1969. Le società nei Paesi Bassi devono versare il 100% dei loro utili imponibili per qualificarsi e non sono autorizzate a impegnarsi nello sviluppo di terreni e proprietà. I REITs qui sono chiamati Fiscale Beringstilling, o FB, e non dico FBI, sennò qui qualcuno mi prende in giro. Nuova Zelanda, anche qui nel 69, i REITs in questa nazione sono quanto meno confusi dal momento che esistono e non esistono allo stesso tempo. Denominati entità di investimento di portafoglio, o PIE, utilizzano leggi non REIT per operare come REIT. Questa è proprio strana. Questa è la loro unica opzione disponibile, poiché non ci sono leggi REIT legalmente strutturate di per sé in Nuova Zelanda. Oman, dove sono nati nel 2018, i REIT qui devono avere un capitale minimo versato di 10 milioni di OMR, offrire almeno il 40% della loro unità al pubblico, se quotato in borsa, e non meno del 90% dei loro profitti annuali netti come dividendi. A differenza di altre giurisdizioni, che limitano le proprietà straniere al 49%, gli investitori internazionali possono possedere tutto il REIT dell'Oman. Poi andiamo in Pakistan, dove sono nati nel 2008. Questi REIT sono tenuti ad aderire a una struttura fiduciaria e devono essere gestiti dalle società di gestione REIT, o RMC. L'RMC deve avere almeno una partecipazione dal 25 al 50% della società e non può ricevere commissioni per la gestione. Come di consueto, i REIT non pagano le tasse finché distribuiscono il 90% dei loro profitti agli azionisti. Andiamo poi dalle Filippine, dove sono nati nel 2010. I PIREIT possono esistere legalmente, ma non esistono ancora a causa di oneri come la tassa del 12% su tutti i proprietari immobiliari che vorrebbero convertire le loro attività in REIT. Altre clausole includono una quotazione alla borsa filippina, la PSE, e non meno di 1000 azionisti pubblici che possiedono non meno di 50 azioni ciascuno. Andiamo a Porto Rico, dove sono nati nel 1972. Questi REIT devono avere almeno 50 azionisti o partner per esistere e almeno il 50% del valore totale delle azioni in circolazione deve essere posseduto da più di 5 persone. In questo momento, a causa della legislazione vigente che rende la formazione di REIT poco attraente per la maggior parte delle imprese, ce ne sono solo 8, e per cui al momento sono pochissimi. Andiamo in Arabia Saudita, dove sono nati nel 2016. A marzo del 2019 4 REOT sono quotati a Tawadul, la borsa saudita, con una serie di altri che potrebbero avere IPO nel prossimo futuro. Qui devono possedere almeno il 30% delle proprie azioni, con almeno il 50% appartenente a investitori pubblici. E non più del 25% del loro patrimonio totale può essere localizzato al di fuori del paese. Andiamo a Singapore, dove sono nati nel 1999. Almeno il 25% delle azioni REIT di Singapore deve essere detenuto da almeno 500 azionisti pubblici. Singapore, insieme ai Paesi Bassi, è uno dei pochi paesi REIT, anzi sono gli unici due a mia conoscenza, che fa pagare al REIT il 100% del proprio flusso di cassa come ai propri azionisti.
Il primo S-REIT è stato Capital Land Mall Trust ed è stato fondato nel 2002. Sudafrica, nati nel 2013, una SA REIT deve per legge possedere almeno 300 milioni di proprietà e mantenere un livello di debito inferiore al 60% del suo valore patrimoniale lordo, presentare un comitato che monitori attivamente il rischio, avere il 75% del proprio reddito derivante dai controlli sugli affitti e offrire un minimo del 75% dei suoi guadagni imponibili ai propri azionisti. Corea del Sud, nati nel 2001, ci sono tre tipi di REITs in questa nazione: REITs autogestiti, REITs affidati ai manager che fungono anche da pubblicizzati e REITs da ristrutturazione aziendale che supervisionano gli sforzi di ristrutturazione delle società immobiliari. Tutti devono essere approvati sempre dal Ministero dei Trasporti e degli Affari Marittimi. Torniamo in Europa, andiamo in Spagna dove sono nati nel 2009. I REIT spagnoli sono chiamati Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. Accorciamo, SOCIMI. Devono avere circa 2 milioni di euro di valore di mercato, sono obbligati ad avere almeno l'85% dei loro 15 milioni di euro originali investiti in beni urbani e devono distribuire almeno il 90% dei redditi da locazioni agli azionisti. Per chi mi segue sa che io posseggo un SOCIMI, si chiama Merlin, un REIT spagnolo che è appunto nel mio portafoglio REITs. Taiwan, nati nel 1969, in cambio del normale vantaggio del fondo fiduciario per gli investimenti immobiliari, appunto di non pagare le tasse sul reddito, questi REIT devono pagare il normale 90% del loro reddito all'anno. Almeno il 75% del loro patrimonio deve essere in attività immobiliari e può andare a investire fino al 20% in short term commercial paper, depositi bancari, titoli di Stato e così via. Turchia, nati nel 1995, istituita come società e quotata alla borsa di Istanbul, i trust di investimenti immobiliari della Turchia devono destinare almeno il 50% del loro capitale al settore immobiliare. Non possono investire in progetti di sviluppo e le distribuzioni devono essere obbligatoriamente pagate su base annuale e devono essere registrate presso la borsa valori di Bora di Istanbul. Vietnam, nati nel 2015, i REIT in questo paese devono investire almeno il 90% del loro reddito imponibile in immobili e come al solito distribuire non meno del 90% degli utili agli investitori. Sebbene il Vietnam avesse un solo REIT a partire dall'8 aprile del 2019, stava attivamente cercando di integrare il suo modello legale al fine di incoraggiare di più in questo paese a investire in questa tipologia di asset societario. Ultimo paese, quello con l'economia più galoppante in termini appunto di economia, è la Cina. La Cina deve ancora approvare una legislazione che istituirebbe un quadro REIT in termini universali, sia di tassazione che di regole. Tuttavia, le autorità di regolamentazione hanno incoraggiato lo sviluppo di vari prototipi di mercato, spesso riferiti a quasi REIT, per testare diversi formati di cartolizzazione. Questi quasi REIT hanno generalmente assunto la forma di finanziamenti o finanziamento strutturato o titoli garantiti da attività piuttosto che da strumenti azionari. Bene, dopo questa carrellata lunga, volevo chiudere con una considerazione. Molti investitori di REITs, come appunto io, puntano principalmente al mercato statunitense. Ma ci siamo mai chiesti cosa possono fare i REITs globali per un portafoglio REITs che voglia essere propriamente diversificato? Bene, secondo una REIT, una ricerca effettuata dalla società di consulenza sugli investimenti Wilshire Associates ha dimostrato che l'inclusione di immobili quotati a livello globale in un portafoglio che sia ben strutturato e diversificato ha avuto un effetto molto positivo sui rendimenti. Analizzando i rischi e i rendimenti per varie classi di attivi, per cui non solo azionario ma anche obbligazionario, immobili e liquidità, dal 1976 al 2014 la Wilshire ha testato portafogli ottimizzati con e senza assegnazione di REIT quotati a livello globale per una varietà di orizzonti di investimento differenti. Ciò che ha scoperto è stato questo: i portafogli che includevano REIT quotati a livello globale hanno prodotto un rischio annualizzato inferiore e per cui meno volatilità e un rendimento annualizzato maggiore, più 6% e mezzo circa. Questo è significativo ed è molto importante per capire che bisogna essere un investitore consapevole e non prendere per oro colato tutto quello che sentiamo dire in giro. La gestione di un portafoglio di titoli immobiliari globali presenta livelli di rischio che sono strutturati per sezioni, per livelli, rispetto a un portafoglio prettamente fatto da rappresentazioni di un solo paese, come ad esempio gli Stati Uniti d'America. Ciò include le emissioni di coperture e il fatto che queste azioni sono denominate in valute diverse dalla propria. Per
Poi ci sono anche diversi scambi da considerare. Mentre alcune delle più grandi società, per esempio non statunitensi, possono essere come ricevute di deposito americane o ADR, la maggior parte delle azioni reali in questo senso proviene da scambi locali di questi paesi dove sono quotati o dove hanno sede. L'indice più comune per i mercati immobiliari quotati globali è la FTSE EPRA Nareed Global Real Estate Index Series, creata dai fornitori di indici FTSE Russell, Nareed e dalla European Public Real Estate Association o EPREA. Quindi questo indice viene utilizzato da una varietà di investitori istituzionali, gestori di denaro e fondi per investire e gestire i propri investimenti immobiliari su base globale. Contiene sia REIT che società immobiliari non quotati e include sia gli indici dei mercati sviluppati che quelli ovviamente dei mercati emergenti. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video carrellata che spero sia stato di tuo gradimento. Se così fosse, per favore fammelo capire con un bel pollice in su. Così anche YouTube, come dicevo all'inizio, lo capisce bene bene. Poi se sei nuovo, per favore iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche per non perderti i miei contenuti successivi. E beh, che mi è rimasto da dire? Ah, è vero, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!